Stiamo lavorando sulla qualità, sul metterci a valutazione delle persone. Quindi potenziare quello che è sempre il servizio, come con chi usufruisce del servizio stesso. C'ha le idee, c'ha i consigli da dare e soprattutto vanno ascoltate. Se tu li ascolti e fai un brainstorm, è difficile fare in 100 persone. Se lo puoi fare con 2000 persone è più efficace. Hai delle volte, noi abbiamo avuto delle idee di alcuni pazienti che ci hanno cambiato completamente poi nel tempo. E quindi è fondamentale sviluppare quelli che sono i rapporti finali di esperienza, dove ci dicono non solo quanto è stato bene, soprattutto dove modificare, oppure se ci sono cose in più che non ci sono, che non vediamo, perché non fate questo? Yana, Inga non esistevano prima, era stata quella un'idea di Multineto. Un paziente che è stato qua da noi ci aveva detto: voi siete come un villaggio vacanze senza l'animazione. Ha detto: prova a togliere a Costa Crociere l'animazione e Tirrenia. La stessa cosa ha detto. E noi invece è importante 7 giorni qua senza, non dico gli animatori perché non sono animatori, poi sono persone molto esperte, persone con le lauree, persone anche Inga laureata pure, Yana c'ha una certa cultura, sono persone di una certa cultura, sono le persone più anziane in genere quelle che riescono poi a intercettare tutti i vari problemi. Perché sanno di denti, hanno un ottimo rapporto umano, ma sanno tutto. Loro questo, per esempio, il rapporto paco-parodontale lo conoscono. Ok, fanno altro, ma perché conoscono tutto il resto. E sanno intercettare problemi. E sanno occuparsi di quella che è l'esperienza di qualità, quality experience. Ok, quality experience dove ti posso fare dal check-in, dal portare alle cantine di vini, a capire se c'è una rottura, se c'è un sanguinamento, Yana di notte fino a mezzanotte, l'una, se squilla il telefono risponde, c'è un paziente che ha magari un'urgenza notturna, Yana è la prima che si sveglia, non dorme quella, no, sta sempre sveglia Yana. E oggi parliamo di una cosa che è importante, che è appunto la terapia parodontale. Chi di voi ha avuto già questo foglio? Penso in pochi, perché in genere questo vi si dà quando si parte poi dal policlinico. Okay? Vi viene data la cartella policlinico, se non vi è stato dato questo foglio c'è un link, questo link che se voi andate a cercare su internet, cosa ho cliccato? Sì, questo link qua. Ora me lo fa cliccare. Che vi porta insomma all'area aftercare. Facciamo così, facciamo una stampa PDF. Dentro alla quale ci sono tutte le raccomandazioni di cose che vanno fatte per una volta che si torna a casa. Una volta che si torna a casa ci sono delle cose che bisogna continuare a fare o iniziare a fare, che sono appunto l'igiene domiciliare, mantenere i lavori che sono di una certa complessità. Questa è come si presenta l'area aftercare, una volta cliccato il link c'è un bottoncino che vi porta al centro assistenza. Dentro vi registrate con la vostra mail, avete un bottoncino per entrare con l'assistenza Facebook. Voi, anche se non siamo amici, mandate un messaggio. Ok, chi è che mi ha tra gli amici qua? Qualcuno? Prendete, facciamo il test. Prendete SOS, provate a videochiamarmi. Basta andare su facebook.com/sos.tourist. Ok. E qua è una chat, video chat, si possono mandare link, file, potete fare una foto col vostro telefono ai denti e mandarcela qua su Messenger, oppure potete videochiamare, mettiamo in connessione Oleg col medico, con la telecamera, questo è come se il medico fosse a casa vostra. Ok, con la... Devi avere per forza Facebook. Devi avere Facebook oppure devi avere Messenger. Messenger. WhatsApp. Io l'ho mandato con WhatsApp. No. Con WhatsApp si possono anche fare le videochiamate. Sì.
come Messenger, è la stessa identica cosa. Ok, ci abbiamo sia WhatsApp che Messenger.